ecco due degli attori, eccoli qua. Ecco, ecco qua un'altra delle attrici presenti all'anteprima. Eccola, eccole qui, c'è il red carpet. Prego, eccolo, un altro attore. Eccola qua, l'attrice è la protagonista, eccola qua. Ma ce l'ha fatta qua. 20 anni dopo, ciao. 20 anni dopo. Allora, Eden venga a provare lui, arriva a trovare Valencia. Eden c'è la pensione. Beh, sul red carpet di Arena Valentini, nello scenario meraviglioso di Villa Valentini. Buonasera. 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 Un altro attore. Badante. Però con le badanti. Il padrone di casa. Eccolo. Ci vedremo come eravamo 20 anni fa. Perché da quello che ho sentito dire. Alle cose. Ecco gli altri attori. Fiori rosa, fiori di pesco. Ecco un'altra delle protagoniste. E poi Gigliola. Eccola, Gigliola meravigliosa, meravigliosa. Eccoli. Piano piano. La coda per terra. Eccoli. Ecco altre due star del film, due protagonisti anche loro. Eccole. Eccole qua. Viene, viene. Sì, sì, c'è. Certo. Sì. Te lo ricordi il grido dell'arpia? Te lo ricordi? Te lo ricordi? Vuoi che te lo rifaccio? Sì, ti prego, dai. Un'altra volta. Te lo ricordi? Te lo ricordi. Io sono una delle tre arpie che cantava così. A stronzi! Ancora, ancora, ancora! Eccolo il nostro Giuda Iscariota! Eccolo qui! Appena arrivato, eh! Appena arrivato! E poi ha interpretato anche... I wash my hands. Ponzio Pilato. Ponzio Pilato, eccolo qua. È arrivata anche Margherita Hack. Perché questo commento? Eccola, eccola. Ma è bellissima. È morta nel fratello, molto più viva. Ecco altri due invitati a questa anteprima. Eccola la bellissima signora. Eccola qui. Basta però adesso. La jeunesse dorée di Fregene. Eccola. Buonasera. Buonasera. A questa prima anteprima mondiale. Eccola, eccola. Ciao. È tanto tempo che non... Eccolo qua, un altro dei protagonisti, eccolo qui, guardalo, eccolo. Ciao, io volevo solo salutare un po' di persone, ma a cominciare da lui, che adesso proprio... Per questa prima a Villa Valentini il buffet è ampio. Tappo è partito. Ecco qua. Per la premiere. Ci troviamo nella Villa Valentini, dove verrà proiettato un film Come eravamo negli anni 90 a Fregene.
Ecco lo schermo dove verrà proiettato il film dei film. Come eravamo negli anni 90. Ormai la platea è al completo, sono tutti pronti. Le prime attrici non mangiano, su per favore lasciami mangiare in pace. E dai! Distanza libera. What's good in sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum, so come to the cabaret. Put down the netting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum, come to the cabaret. Come taste the wine, come hear the band, come blow your horn, start celebrating. Right this way, your table's waiting. What good permitting some prophets of doom to swipe every smile away? Life is a cabaret, old chum, so come to the cabaret. What's America, boy? Sono Tony Bennett, regista newyorkese di Chorus Line. So bello, bullo e ballo bene e mi tocca dirigere qua a Fregene. Sti Chorus Line altolocati che fanno ride solo gli sfigati. Che mi tocca fare? Avanti il primo un po'. Bravo. Io sei Pedro Manolo. E sono spagnolo. Io ci chiedo a parlare spagnolo. E sono un ballerino de flamenco. Sono nato a Barcellona. Ed ho studiato da torero, ma un giorno a Pamplona fui incornato nel dirindero. Siete delle pippe patetiche, mandate tutti a cagare. Sulla cammin di nostra vita mi ritrovate in una selva oscura. La dritta via era smarrita, senza credito perché te l'aiuto. Dante! Minosse! Pozzo Francesco. Ma che ed ecco a voi, dalla scalinata di Piazza Valentini, vi presentiamo le porcone sotto l'inferno. Nell'ordine di apparizione, da Troia! La Troia. Dall'Egitto con furore Cleopatra. Dalla Siria la regina Semiramis. È mio!
avec moi. C'est toi. Ah, tu la connais. E io sono Dante, il poeta eterno, nato e cresciuto in provincia di Salerno. A verità, Vergi, io ho detto che sono di Firenze. A verità, io sono nato in provincia di Salerno. Io ho detto che sono fiorentino, così vendo qualche libro in più. Sì, sì, Napoli non se ne vendono proprio. Ma dimmi, Virgi, ma lo stiamo, che io non ho capito. Figlio mio, ci troviamo nel secondo girone, settimo cerchio. Cucciola, cucci! Non ti preoccupare, qua c'è tutta gente per bene, a parte ste tre sceme che fanno un casino e chiamano le arpie che torni da e credete, sono nove. Statevi fermi, non mettete le mani addosso, per piacere, ma guardate. Inferno è piccolo per noi, troppo piccolino, non c'è più spazio per ballare e rimorchiare. Maronna, quanto so brutte, che se so proprio tre cose, questi capelli. Astronzi, dossati, che fate? Dannati, famo strano. Guarda che abbiamo fatto mai, eh. Ha fatto con un'altra zoccola. Ma non te devi incazzare, oh, che qua sto io che mi devo incazzare, che non mi incazzo mai, ma quando mi incazzo, cazzo si mi incazzo, cazzo. Ma devi dire che cazzo vuoi da me? Dai, dis, ripalla! Signor Valiant, signor Valiant. Lei non immagina quanto sia difficile essere una donna con l'aspetto che ho. Io non sono cattiva. Sono disperata, signor Valiant. Non capisce quanto ho bisogno di lei. Io farei qualsiasi cosa. Qualsiasi. Mi dica qual è il suo prezzo e io glielo pagherò. Qualsiasi. Beatrice Vivendi. Qui se c'è uno che ce l'ha duro, questo sono io. Vi ricordate la campagna pubblicitaria condotta da Marina Ripa di Meana contro le pellicce? Ebbene, stasera la nostra Susanna Marchetti la riproporrà. Allacciatevi le cinture perché l'atmosfera si surriscalderà notevolmente. Non ce la faccio più, non
ci resisto più, qua come sono arrivato. Ehi, ragazzi! Porci un nome. Porcelloni, ma che vi aspettavate, eh? C'è chi c'ha gli occhioni belli, c'è chi c'ha, c'è chi c'ha i capelli, c'è chi c'ha, c'è chi c'ha i capelli, c'è chi c'ha tutti i capelli, c'è chi c'ha. È vero, c'è che lo manca, ma c'è pure chi lo sa. Signori e signori, buonasera. Io sono Albo Sparietti. Buonasera. Io sono Albo Sparietti e sono qui per presentare una speciale puntata di Macao. Ospite della serata nell'eccezionale cornice di Villa Valentini. Gli ospiti sono Don Cesare Simonetti, accompagnato dall'inseparabile perpetua Suor Gemma. E allora, Don Cesare, come si trova ora che dopo tanti anni ha lasciato la sua amata canonica? Cara sorella, e cosa vuole che le dica? Sto bene! Ma Don Cesare, dove mi avete portato? Qua ci sta tutta gente con le cosce di fuori. Ma no, ah, sono bravi figli. Ma non mi pare a me. Ma sì. Mi pare un luogo di perdizione, vero? Quanto è simpatica questa bella gioincella. Ma sono bravi figli. Dopo facciamo un coro tutti insieme. No, grazie, no. Gemma, ci parli dei suoi rapporti con Don Cesare? Rapporti? Ma io non vedo mi fece toccare. Ah, no. Quello ci provo ogni tanto, ma non c'è sta niente da fare. Ma io non mi riferivo a questo tipo di rapporti, mi riferivo a rapporti spirituali. Rapporti spirituali, mi sembra un uomo spirituale questo che guarda le cosce da tutte le parti. No. Questo è terribile, l'abbiamo dovuto chiudere. A Palermo l'abbiamo chiuso. Ah, ma pure là fa casino. L'uomo perde il pelo ma non il vizio. È vero. Ma Suor Gemma, ma cos'è questa storia del villaggio metafisico? Come non ci sta niente da fare, ah? Il villaggio metafisico, adesso vi racconto. L'anno scorso un gruppo di poveracci, che li conoscono tutti qua a Fregene, tutti li conoscono. Bravi figli! No, bravi, gente senza Dio. Figli. Sono venuti da me e dice, Don Gemma, per piacere, sappiamo che tenete un pezzo di sabbia, un pezzo di spiaggia a vostra disposizione. Parlavano della spiaggia della Canonica. La Canonica è spiaggia mia! Esatto. Spiaggia mia. Dice, noi la vorremmo tenere, la gestiamo noi, non vi preoccupate, non facciamo confusione. No, io ho detto, non se ne parla proprio. Voi ho capito che volete fare tutti questi festini alla spiaggia nostra. No, queste cose senza Dio, non se ne parla con mia, non c'è niente da fare. Niente, non ce la dieti. Niente, no. Ma che bravi figli, quelli vogliono prendere la troca. Sì, la troca a fallire balletti rosa. Ma che no, non ce la dieta, no, non ce la do questa cosa, non c'è niente da fare, con me non si scherza, vero? Troca, balli e rock and roll, che ti aggiungo. Che volimo fare? Ma questo casino! Cabina 7! Ma non cambio che faccio! E io lo scendo! Avete svegliato tutti! Zio Alfredo, zia Anna Maria, zia Sara, Canelino e Artù! Te manno al gabbio, Marietta! Te manno al gabbio! Signorina, stia calma, per favore! Sto calma! Io mi sono una canonica! Sto calma! Senti, a Marietta! Tu la devi da far finita! Perché se no io te gonfio come una zampogna! Anzi, te sgonfio! Perché già t'hanno gonfiata abbastanza! Ecco ora due donne che si contendono lo stesso uomo, Ivano, Jessica e Debora. Io sono Debora con l'H finale.
io faccio la gubbista. La gubbista al crack de Torvaiano. Er meglio posto per l'idorato. Lavoro la notte e la mattina un giorno ho visto l'uomo mio, ho visto niente. Ivano. Andove? Era allora tu sei Debora? No, dottor Nespola, io sono Jessica, con la G iniziale. Mi racconti la sua storia. Ho incontrato Ivano nel salone dove faccio la sciampista. Al dracone ce la siamo trombata in 2000. Ricordi le risate che ci siamo fatti? Fregene, trola conchiglia. Tu eri sdraiata sulla sabbia dorata e lontananza le onde che si infrangevano sulla battigia. Al jukebox, pazza idea di fatti bravo, pazza idea di far l'amore con te. Ti ricordi che bucio di culo che t'ho fatto? Allora, al miglior regista di Fregene, ecco. Il Porcello d'Oro. Eccolo là, immaginavo. Eccolo. Grazie, grazie, proprio azzeccato, La migliore attrice. Eccola. Dai, vieni. Susanna, che è la porcellina? Porcellina d'oro. Eccolo qua. E migliore io attore bacio lui, però, io bacio lui. Migliore attore Piero. No, Sì, vieni Piero. Altro porcellino. Tutti porcellini. Effetti speciali. E sono tutti gli effetti speciali. Allora, effetti speciali. Allora i porcellini. Allora i tre porcellini. I tre porcellini. Lui ce l'adoro però. Io ce l'adoro però. I migliori padroni di casa, i migliori padroni di casa, un applauso per i padroni di casa. Senza di voi tutto questo non sarebbe stato possibile. Il miglior film. Ah, eccolo! Il miglior film in concorso. È la Pigna d'Oro. Pigna d'Oro. Eccolo qua. Aspetta, che m'hai dato tutto. Questo è il miglior film, la Pigna d'Oro. Bravi, bravi tutti. Grazie Paolo, grazie. Ecco qui. Grazie a tutti di essere venuti. Aspetta che c'è un po' di... la Pigna d'Oro, eccola qua, per il miglior film. Eccolo qua.